Buongiorno amici da Ruben e Mattia, siamo le vostre Iene Express. Allora vi presenteremo un nuovo programma che abbiamo ideato noi due, bravo. Esatto, che dove vi mostreremo tutte le azioni, i gol dell'ultima giornata di campionato. Sì, dell'ultima giornata appunto della Serie A Team. E le commenteremo. Iniziamo con la nostra prima partita che sarà Juventus-Parma. Sì. Vinta 2-1 per la Juventus. Partiamo subito. Ecco qui l'azione di Carlito Tevez, numero 10 della Juventus. Ecco, entra in aria Tevez. Parte il tiro! Gol di Carlos Alberto Tevez, che con questo raggiunge Ciro Immobile a quota 15 gol nella classifica marcatori della Serie A. Esatto. Grandissimo gol. Grande fuori classe. L'esultanza qui vediamo tra i compagni. E anche l'euforia di Beppe Marotta e di Antonio Conte, l'allenatore dell'anno Antonio Conte, mister parrucchino. Veramente sono i suoi capelli, quel. Comunque ancora qui gli abbracci con i suoi compagni, indicazioni del mister, che comunque non perde mai la calma e resta sempre concentrato. Vediamo il gol. Vediamo che la chiusura di Paletta non è delle migliori, e neanche quella del e nemmeno la chiusura di Antonio Mirante. Comunque, gran bella azione di Tevez che salta due uomini e poi arriva direttamente in area di rigore. L'esultanza anche del grande capitano Gigi Buffon. Numero 1. Ecco qua adesso. Ecco qua, vediamo il secondo gol di Tevez. Tevez avanti. Che parte dalla tre quarti da solo. Tevez la mette dentro. Lo scambio con Vidal. Vidal. Attenzione, Mirante para e ancora c'è il gol di grande Tevez. Grande doppietta. La grande doppiettona di Carlitos Tevez. Il merito anche va ad Arturo Vidal per aver... E così arriva a quota? Arriva a quota 16 gol, 16 quindi gol. Supera Ciro Immobile e va a prendersi il primato di capocannoniere della Serie A. Vediamo l'esultanza, anche il gran tiro di Vidal che è stato respinto da Mirante. Poi nella seconda conclusione non ha potuto con il grande Andrea Pirlo. Ecco infatti posizione regolarissima per Arturo Vidal, conosciuto per i suoi interventi. Ha voglia. Per i suoi inserimenti anche. Bel gol. Vediamo ancora il tiro. E la Juve va sul 2-0. Ancora il quadrato. Ancora Gigi. L'occhiolino ai tifosi. Antonio Conte esulta. Antonio Conte sempre esulta, ma mantiene la calma e dà indicazioni ai suoi. Ecco che ora vediamo l'azione del Parma che vede il gol. Cristian Molinaro, la stoppa di petto. E il tiro d'orgoglio. L'orgoglio di rabbia anche per Cristian Molinaro, grande ex della Juventus. Sì, ha giocato per ceduto nella stagione 2008-2009, sì. Appunto allo Stoccarda, e poi dallo Stoccarda è tornato al Parma. Giocare grande gol, Italia. Un gol di rabbia soprattutto. Sì, d'orgoglio. Ha giocato davvero, diciamo, una bella partita del Parma, ma la Juve è nettamente superiore. Ha dominato e mantiene così il primato. Rivediamo ancora l'azione di Cristian Molinaro, gran bel gol davvero, un bel gol, bella partita soprattutto. Sì, bella partita, e anche credo. Se la Juventus ha mostrato la... Allora ragazzi, dobbiamo salutare. Abbiamo finito per oggi, vi diamo appuntamento alla prossima puntata con il nostro Caminiti. Ai. Arrivederci.